Non partire. Non ora. Londra non è dietro l'angolo. E poi puoi trovare lavoro anche qui, in Italia. È per te un futuro migliore, e lo sai. Ma poi tu non sai una parola di inglese. Come puoi trovare lavoro lì? Dai. Ma io sono uno che impara in fretta. Tu. Io. E allora cominciamo da adesso. Tell me something about you in English. Ma adesso non mi serve l'inglese. Dai, vieni qua. Torno presto. Promesso. A che ora hai il volo domani? Alle 10. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio Figlio e Spirito Santo. Santo. Amen. Mi scusi, Sì? dobbiamo tornare indietro. Va bene. Emma! Papà! Emma! Dimmi che non è un sogno! No, amore mio, non è un sogno. Ma come hai fatto a sapere che ero qui? E sei sempre mia figlia, no? Ma hai cambiato idea? No, no, è che non me la sono sentita di lasciarti qui da sola. E poi, ma non è perché non so l'inglese. È che tua mamma. Gli dissi prima di morire che non ti avrei mai lasciato qui. Mai. E Londra? Non devo aspettare per adesso. Può aspettare. Ma è freddo. Aspetta. Meglio adesso. Ora va molto meglio. Non potrei vivere senza di te. Andi senza di te, figlia mia. Ti confesso una cosa. Ho pregato tanto per non farti andare via. Non credevo che Dio mi ascoltasse dopo quello che è successo. La fede, Emma. La fede smuove le montagne. Te l'ho sempre detto. Ora ne ho la certezza. Guarda! Questo significa che... Che la tua mamma è qui. Ed è felice della promessa che gli ho fatto. Non sai quanto dolore provo a scriverti questa lettera, ma probabilmente è l'unica cosa che ti rimarrà di me. Perché qualcuno lassù ha deciso che è ora di tornare a casa per me. Però prima voglio che tu sappia che sei stata il mio miracolo, il mio respiro, la mia forza. Non sarò poi così tanto lontana da te. Seguirò i tuoi passi, ti proteggerò e sarò il tuo angelo custode. Ti amo, bimba mia. E ti amerò per sempre. Giulia. Emma, sai dove hai messo il phone? Ma che fai, piangi? La lettera della mamma. Forse... No, no, forse niente. Posso capire tutto, ma adesso siamo arrivati al limite. Devi avere il coraggio di andare avanti. E lo devi fare per lei e soprattutto per te. Invece tu non capisci niente. Ma tanto non puoi capire. Io non ho mai conosciuto mia madre. Non l'ho mai vissuta al contrario di te. Come puoi dirmi questo? A tutto c'è un nuovo inizio. Adesso è arrivato il momento anche per te. Thank you.
Stessa idea. Direi di sì. Ma è chiuso. Quando litighiamo ci ritroviamo sempre a pensare alla stessa cosa. Non ti sembra strano? È normale. È che manca un pilastro importante della nostra vita. E scusami per prima. No, scusami tu. Perché non è facile. No, non è facile neanche per me. Vabbè, vado. Dove vai? Mi hai detto tu di voltare pagina. Ti aspetto a casa.